Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti al terzo appuntamento delle nostre The Lectures, il Dipartimento di Sociologia e Diritti dell'Economia, come sapete, ha inaugurato quest'anno il secondo ciclo di seminari annuale, rivolto principalmente ai dottorandi dei nostri due corsi di dottorato in sociologia e ricerca sociale e in diritto europeo e diritto dei mercati europei. Oggi siamo al terzo appuntamento. Come sapete, il tema quest'anno è un tema ambizioso perché parliamo di transizioni. Abbiamo avuto, per chi non avesse partecipato, la lezione inaugurale a fine maggio, con la lezione del professor Prodi, che ha portato una bellissima testimonianza della sua, diciamo, esperienza politica, e quindi ci ha parlato del concetto della transizione in ambito politico. E in settembre abbiamo inaugurato effettivamente il ciclo diciamo, di incontri più specifici su determinati temi che abbracciano il concetto più ampio di transizione. Nel primo incontro abbiamo avuto modo di parlare delle relazioni sulle transizioni che stanno attraversando i sistemi costituzionali e democratici, sia a livello europeo che a livello nazionale, e oggi invece ci focalizziamo sulla possibile transizione che sta vivendo l'intervento pubblico all'interno dell'economia. Quindi anche questo è un argomento, direi, ambizioso e soprattutto di grande interesse per chi studia l'intervento pubblico dello Stato, dell'Unione Europea, all'interno del sistema economico, ma con dei inevitabili riflessi anche a livello sociale. Partiamo da quello che è il dato diciamo più vicino a noi, cioè quello della pandemia da coronavirus. La pandemia, come noi sappiamo, ha impresso uno shock economico decisamente non trascurabile, a cui diversi attori hanno dovuto dare delle risposte, a cominciare dalla Banca Centrale Europea, che è stata una delle prime istituzioni che si è in qualche modo attivata per rispondere sul fronte più squisitamente economico. In un secondo momento, però, ricorderemo di come è iniziato un duro confronto all'interno dell'Unione Europea su chi e come, su quali fossero i soggetti che dovessero effettivamente trovare delle risposte alla crisi economica, che presto o tardi sarebbe anche diventata una crisi di tipo sociale. Qual è stato il risultato di questo confronto? Il risultato di questo confronto è discontinuità con quello che erano state le misure assunte nel periodo della crisi economica del 2011-12, cioè misure in qualche modo restrittive. Ricordiamoci il termine dato alle misure prese all'epoca, cioè abbiamo attraversato un periodo di austerity. Quindi il risultato in realtà di questo duro e aperto confronto che si è svolto all'interno dell'Unione Europea per affrontare la crisi sanitaria è stato sul piano europeo, appunto, il Next Generation EU, e sul piano nazionale il piano nazionale di ripresa e resilienza, più noto come PNRR. Entrambi gli strumenti interrogano la capacità dei governi e delle pubbliche amministrazioni su come produrre un impatto sui propri territori e soprattutto di vedere rispettata la relazione tra obiettivi e risultati raggiunti. Partiamo però dal ruolo che Next Generation EU gioca in questa fase particolare, che come sappiamo è uno strumento creato per rispondere alla crisi sanitaria, portando le risorse stanziate nel bilancio dell'Unione Europea da 1.000 a 1.100 miliardi. La creazione di questo nuovo strumento è stato possibile anche al fatto che l'Unione Europea per la prima volta andrà direttamente sul mercato producendo debito europeo. Quindi in questo caso, come dicevo, è uno strumento che va in discontinuità con quello che erano gli strumenti assunti durante la crisi economico-finanziaria del 2011-12, che vincolavano gli Stati membri a rispettare, a
fuori misure, quindi a tagliare la propria spesa pubblica, e in questo, diciamo, con questo nuovo strumento la concezione assume un aspetto più solidaristico e in questo caso l'Unione Europea andrà direttamente sul mercato producendo debito. Questo che cosa garantirà? Garantirà di sostenere gli stati attraverso una parte di prestiti e una parte di sussidi, garantendo quindi da un lato una maggiore stabilità economica e dall'altro sostenendo gli stati con un alto debito pubblico, anche se su questo punto poi potrebbero emergere numerose criticità che immagino saranno temi affrontati dal professor Messori, qui presente oggi. Inoltre è significativo notare come una parte del Next Generation EU sia dedicata alle misure di risposta sociale alla crisi che stiamo attraversando in questo momento. E questo chiaramente mette in luce un aspetto ancora più rilevante, ovvero quanto l'effettiva capacità di spesa abbia un risvolto diretto sulle disuguaglianze territoriali. Facciamo riferimento, ad esempio, a studi usciti recentemente ad opera di Rodriguez e Pose, che mettono in luce come la qualità del governo locale, ad esempio, abbia una fortissima correlazione con la crescita economica del territorio. E questo è un aspetto che viene visto anche in relazione ai diversi fondi europei che la politica di coesione disegna e mette sul campo. In questo senso possiamo sostenere che a volte un investimento pubblico può diventare più efficace se si investe maggiormente sulla qualità della pubblica amministrazione, sulla sua capacità amministrativa di saper gestire le risorse più che di aumentare le risorse. Questo è un tema di cui parlavo poco fa con la professoressa Grembi. Quindi, in altre parole, la qualità della regolamentazione pubblica passa necessariamente dalla qualità dell'ente che la implementa. Quindi il tema della capacità amministrativa e della qualità della capacità amministrativa è un tema rilevante quando parliamo di impiego di risorse pubbliche. Questi aspetti chiaramente interessano notevolmente le politiche sociali, e in questo caso rivolgo al professor Martelli guardandolo, perché immagino che si occuperà lui di questo aspetto. Le politiche sociali diventano importanti da indagare perché, se è vero che nel nostro paese si è molto discusso sull'effettiva applicazione del reddito di cittadinanza, in realtà sarebbe anche opportuno costruire all'interno degli apparati ministeriali, all'interno degli apparati statali, ma anche nell'opinione pubblica. Sarebbe opportuno costruire una cultura maggiormente orientata alla misurazione ex post delle politiche sociali, al fine di ricalibrare la misura, facendo buon uso, come dicevo, delle risorse che vengono stanziate. E così arrivo all'ultimo passaggio, cioè quello che riguarda più da vicino il nostro paese, quindi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi alla relazione che già richiamata in casa, che terrà oggi la professoressa Grembi, che ringrazio anche di essere qui, visto il momento delicato che sta vivendo, diciamo, la nuova formazione di governo. Riguardo a questo è sicuramente interessante vedere la sua costruzione con la scelta delle tematiche più rilevanti che hanno investito il PNRR, su cui appunto le risorse sono state veramente ingenti. Mi riferisco in particolare alle quote riservate al Mezzogiorno, che sicuramente segnano un aspetto che merita una grande attenzione, ma ancora una volta si rileva cruciale monitorare l'applicazione dei piani approvati, la loro esecuzione e la risposta anche che i territori daranno rispetto alle risorse stanziate. Penso ad esempio al caso, giusto per citarne uno velocemente, degli asili nido, che ha avuto qualche difficoltà all'inizio di quest'anno per via di una iniziale reticenza da parte dei comuni di prendere parte ai bandi che sono stati pubblicati, soprattutto in quei territori che avrebbero invece maggiormente bisogno di un investimento in servizi per l'infanzia. In quel caso
la proroga delle scadenze promossa dal governo, accompagnata da un costante e rafforzato dialogo tra l'amministrazione centrale e gli enti periferici, ha dato un maggiore coraggio forse agli enti locali per preparare dei piani quanto più efficaci possibili e di partecipare così ai bandi. In questo esempio, quindi, troviamo, a mio avviso, quelli che sono gli aspetti più rilevanti attorno a cui si muoverà la nostra discussione di oggi. Quindi, da una parte, la dimensione sociale dell'implementazione normativa che ha in sé l'aspirazione alla riduzione delle disuguaglianze, dall'altra parte, l'effettiva capacità di mettere a terra più di 200 miliardi di euro per la pubblica amministrazione e più in particolare di quella governance multilivello, cioè tutti i livelli di governo coinvolti all'interno di questo piano, che si trova davanti appunto alla sfida più importante. Quindi io presento i relatori di oggi che si occuperanno, immagino, tenendo questo fil rouge di queste tematiche. Vado in ordine di programma. Il professor Alessandro Martelli dell'Università di Bologna, un docente del Dipartimento di Sociologia e di Diritto dell'Economia, il professor Marcello Messori della LUIS e la professoressa Veronica Grebbi dell'Università Roma La Sapienza e oggi all'interno della Commissione PNRR, dentro all'interno della segreteria della Commissione PNRR, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi io intanto ringrazio tutti voi per essere qui oggi, ringrazio il nostro relatore e la nostra relatrice e vi auguro buon lavoro e do la parola subito al professor Alessandro Martelli, che ringrazio perché insieme a me è, diciamo, quello che ha ideato questo ciclo di incontri. Vediamo se riusciamo con i microfoni. Allora, innanzitutto buongiorno a tutte e tutti, grazie alla professoressa Golino e ai colleghi che con me cercheranno di affrontare un tema impegnativo, evidentemente, perché trattandosi di questioni che finiscono agli assetti istituzionali, mi piacerebbe stare in piedi e muovermi un po'. Adesso vediamo se ci riesco. Approfittando della presenza, non ci sono le mascherine. E, come vedete, in quello che è già un tema ambizioso, ovvero quello di affrontare le questioni inerenti agli assetti istituzionali, ho a mia volta immesso un'ulteriore ambizione, che sarebbe quella di guardare le politiche per l'inclusione sociale in Italia negli ultimi 2 decenni. Quindi una premessa breve è quella di avere indulgenza nei miei confronti. Io non sarò conseguente a questa ambizione, quindi direi che è il concetto di sguardo che deve essere più focalizzato. È uno sguardo, quindi vi dico subito, necessariamente, per esigenze argomentative che stanno in 20-25 minuti, io stirerò alcuni argomenti, li andrò a comprimere e ad alleggerire più di quanto non lo siano, sia per i contenuti che mostrano, sia per le discipline che studiano questi aspetti. Proporrò un punto di vista per l'orientamento sociologico su temi che invece, e fortunatamente in questo dipartimento lo sappiamo, hanno anche altre discipline che studiano appunto quella materia. Due brevi premesse ancora. La prima è per dire che questi 2 decenni sono però importanti per provare a vedere se un modello piuttosto conosciuto, tradizionalmente conosciuto, quello del welfare italiano, è in cammino verso un mutamento o no. Voi sapete che in letteratura abbiamo un sistema di welfare, delle etichette abbastanza consolidate: è un welfare corporativo familistico, welfare familistico, welfare frammentato, conservatore familistico, alcune accezioni ricorrenti. Detto in una espressione sola, il welfare all'italiano, come titolava ad esempio il collega Ugo Ascoli ormai 2 o 3 decenni fa. Nell'arco di 20 anni qualcosa si è mosso. Allora cercheremo proprio solo di far emergere elementi che possono dirci che in effetti quel modello forse sta un po' stretto, una descrizione dell'attuale sistema di welfare, in particolare delle politiche sociali. È presto probabilmente per assegnare una nuova etichetta. Le trasformazioni, peraltro, che spingono, pressano il sistema di welfare sono molte, legate anche a crisi, però ecco, mi premerebbe uscire da qui con l'idea che forse quell'etichetta va aggiornata, poi insieme a un certo punto decideremo come. Ultima premessa, però necessaria, anche se poche parole, sul concetto di inclusione sociale, che credo ciascuno di noi conservi con un senso comune anche scientifico, ma non è semplicemente sinonimo di altri. Oggi parliamo molto di coesione,
per esempio la missione 5 è coesione e inclusione sociale. Sono, non so cosa sia, non sono io. Un grillo che ha pensato di arrivare sul nostro davanti. Sono termini parenti, diciamo, semanticamente vicini, ma non sono il sostituto l'uno dell'altro. Né, e mi fermo qua, l'inclusione sociale si può ridurre al solo aiuto, che se vogliamo è alla radice di un sistema di welfare, aiutare chi ha bisogno. Perché l'ambizione dell'inclusione è più elevata. E per l'appunto, secondo il termine sostantivo che lo regge, è il tentativo di portare ad un livello di benessere che viene considerato non soltanto minimo, ma addirittura auspicabile. E lì passano differenza non da poco. Da ultimissimo, è evidentemente storicizzabile il concetto di inclusione sociale, non è fermo, fisso nella storia. Risente, cioè, tanto di meccanismi storici che affondano i modelli culturali, ma anche in condizioni socio-economiche, sia di un effetto periodo. I periodi come quelli che stiamo vivendo sono stati, lo ricordava la professoressa Golino, solamente per stare ultimi 15 anni sconvolti da due grosse crisi. 7-8 il rimbalzo sui debiti sovrani, 11-12 e quello della pandemia. Quindi c'è un effetto storico e un effetto periodo. Bene, forse è tempo di cominciare, perché però è una premessa che tenevo a fare. Qui vado semplicemente a tracciare, senza stare su ciascuna, le principali tappe normative istituzionali che hanno abbracciato questi 20 anni, poco più. Non si può non partire dalla legge istitutiva del sistema integrato degli interventi dei servizi sociali, se si parla di politica per l'inclusione sociale. Una legge che alcuni dicono si aspettava dal 1890, cioè la legge Crispi prima, ma quantomeno dal 1978, cioè dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, il corrispettivo in ambito sociale è la legge 128. Ho pensato nel preparare questo intervento, potrei anche fermarmi qua, perché in quella legge, che aveva appunto la classica fisionomia della legge quadro, quindi metteva a cornice un tema, c'era già il nucleo forte di quello che oggi potremmo discutere, ovvero il rapporto da un lato tra le amministrazioni centrali e le amministrazioni periferiche, dall'altro fra il pubblico e il privato, e per andare alla fine, ma come si dice non per ultimo, in ordine di importanza, la fissazione di livelli essenziali delle prestazioni. C'erano già, erano già disegnati all'interno, certo non specificati operativamente, questo se vogliamo è stato uno dei grandi problemi nei 20 anni successivi. Poi ho detto, poi forse è meglio però che andiamo a citare anche altri aspetti per dare l'idea di quanto sia messo in movimento il nostro sistema di welfare. Allora, di lì a poco, penso lo sappiate tutti, quindi vado veloce, una riforma del titolo quinto della Costituzione che poteva anche mettere sotto scacco la legge 128, perché di fatto poteva neutralizzare, perché la sottraeva alla competenza nazionale e la consegnava alle competenze regionali. Tale era la potenza però del disegno culturale che stava dietro la legge 328, vuol dire anni e anni di confronto e anche di esperienze pratiche in alcune regioni, che di fatto non fu dismesso e neanche smentito da nessuna legge regionale in maniera chiara. E quindi ha costituito un'eredità che ha continuato a navigare tra le incertezze, però e la continuità. Ma di fatto, che noi sappiamo tutti, con questa legge la competenza in ambito socio-assistenziale, pubblico e sociale, passa alle regioni. Cosa rimane allo Stato? Appunto, i livelli essenziali prestazionali. Tema che quindi, avete già capito, tornerà anche in questa mia presentazione. Punteggiando poi gli anni successivi, vedete, faccio un salto molto ampio, perché forse sono gli ultimi 7-8 anni che muovono in modo particolare il nostro sistema di welfare, anche con la fuoriuscita da una certa ventata neoliberista, su cui penso il professor Messoro, comunque si può collocare una certa idea di Unione Europea che ovviamente è importante, ma non è sempre tutto uguale a se stessa, perché prima del pilastro europeo dei diritti sociali ci sono stati anni di neolib, che può essere neoliberalismo, se non neoliberismo esplicito, ma insomma con delle scelte in campo di politica sociale e di politica economica europea non sempre coerenti fra loro. Cosa abbiamo avuto in Italia? Jobs Act, che è stata un'idea di intervento sul mercato del lavoro, prevalentemente guardando alle condizioni contrattuali e occupazionali dei lavoratori, come sapete ha insistito soprattutto su questo, ponendo incentivi, ponendo revisioni di tipo legislativo. Un'importante legge delega su una riforma del terzo settore, anche questo è un fenomeno che affonda indietro negli anni, perché noi sappiamo che sono gli anni 90, inizio anni 90, quelli della stagione delle legislazioni sul terzo settore.
quindi 266-91, 381-91, associazionismo, cooperazione, eccetera, eccetera, ma anche tenendo conto della costituzionalizzazione della rilevanza del terzo settore, si arriva a questa riforma molto importante anche che porta ad oggi, questo magari più per addetti ai lavori, a esperienze di coprogettazione molto importanti nel rapporto pubblico-privato. E arriviamo forse a quello che è l'anno del primo livello essenziale di prestazione delle politiche sociali fissato per legge, quindi che attua in qualche modo delle raccomandazioni che già la 328 del 2000 poneva. Cosa succede? Che si adotta il reddito di inclusione, che voi sapete in due tempi, viene prima disegnato, poi dopo attuato, che prende il piede a gennaio 18 e che fissa un livello essenziale prestazione, più di uno in realtà, sia il reddito erogato, sia la dimensione delle TIC di valutazione multidimensionale, tipo c'è anche punti di accesso, quando si passa al reddito di cittadinanza i punti di accesso vengono meno, ma viene confermato l'impianto, per cui abbiamo i primi livelli essenziali prestazioni in ambito sociale. Ancora, vado rapidamente, la definizione o ridefinizione o compattamento di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sono i 6 anni, quindi diversi comparti anche per corso della vita che vengono messi sotto osservazione e normati, su fino agli anni che stiamo vivendo, nel 2021 un importantissimo documento che è il Piano Nazionale 2021-23, triennale degli interventi e dei servizi sociali, al cui interno si disegnano gli ulteriori possibili livelli essenziali delle prestazioni, oltre che fare un raccordo importantissimo tra la spesa sociale di livello nazionale e la spesa nazionale sociale di livello locale. Da noi in Italia è ancora sottodimensionata sia rispetto agli altri paesi sia rispetto alle ambizioni e ai compiti che vengono assegnati a livello locale di sistemi locali. Poi stiamo vivendo, perché alcuni di noi anche come famiglia forse hanno da pochi mesi provveduto a regolarizzarsi su questo aspetto, l'assegno unico universale per i figli sino a 21 anni, ed è questione dell'ultimo atto del Consiglio dei Ministri lo scorso governo, l'approvazione di un quadro relativo alla riforma della non autosufficienza. È un cammino non banale e che, appunto, dicevo all'inizio, richiede di aggiornare quella visione di un welfare all'italiana fatto di molti buchi, molte incongruenze, di disattenzione ad alcuni aspetti. Voglio chiarire subito, non significa che siamo arrivati al traguardo, ma che dobbiamo cominciare a vedere il nostro come un sistema in cammino. E già alcune cose sugli effetti le possiamo vedere. Va da sé che la cornice del PNRR, di cui si parlerà tra poco, è una cornice fondamentale per questo, e tornerò più avanti. Detto di questo, però, approfitto di un servizio molto utile che fa l'Istat nel suo rapporto annuale. Nel recente rapporto annuale 2022, che è stato dato all'istante a luglio, mettono a fuoco alcune situazioni correnti nel nostro paese e usano delle interessanti infografiche che condivido con voi. La prima è questa, spero riusciate a vedere, ci dà la situazione del paese dopo 2 anni di pandemia. Dicevamo, le crisi contano e come, e la storicizzazione è legata anche a questo, e che cosa abbiamo? 5 numeri, 16 milioni di casi confermati di infezione da Covid, sulla demografia, una continuazione di un processo già avviato da tempo, ovvero dell'ulteriore calo dei matrimoni celebrati in un anno, tutte le cose si mettono insieme, meno 47,4%, una metà abbondante, ma quindi quasi una metà che non lo è, che è abbastanza molto soddisfatta per il proprio tempo libero, intendendo persone dai 14 anni in su, un tasso di occupazione femminile che non raggiunge il 50%, largamente al di sotto di quella che è della media dell'Unione Europea 27, che è a 63,4%, e oltre il 30% di imprese, in particolare nell'ambito delle ricreazioni, alloggio, ristorazione, a rischio di cessazione attività. Le statistiche sono effetti sulla società e sul tessuto produttivo dell'emergenza sanitaria Covid-19. Aggiungo, non tutti sono processi iniziati con l'emergenza Covid-19. Questo è molto importante tenere sotto. Un'altra infografica, sono 3, quindi sono alla metà, a poi 3. Questa è sulle disuguaglianze.
Donne, giovani, stranieri, disabili e sud, i più vulnerabili. Niente di nuovo. Qua non c'entra la pandemia. Questa è una radice antica delle disuguaglianze. Eppure, abbiamo visto prima, c'è un ciclo di riforme non banali, certo molto recenti alcuni, fatto lette 17-22. Quindi noi sappiamo, come analisti di policy, che vediamo nel medio e lungo termine gli effetti di policy. Ma noi siamo ancora alle prese con disuguaglianze di genere che fanno sì che quasi la metà delle lavoratrici 15-34 anni hanno contratti non standard sul totale delle lavoratrici, tra i coetanei e i 34-4. Quindi è un fatto legato a condizioni di mercato del lavoro e a condizioni di genere. 1,4 milioni di minori in povertà assoluta. Tenete conto che tra gli over 65 è il 5,3%. E non è sempre stato così, guarda caso è proprio da 20 anni che questo accade, perché 20 anni fa la situazione era quasi rovesciata. È successo qualcosa nella società italiana, non ci soffermeremo qua, ahimè, perché appunto dicevo il titolo che ho messo nell'intervento, di solito si svolge in un corso di 30 ore, quindi non posso andare su tutto, spero però che con allusioni ci ritroviamo, se voi anche dottorandi, quindi avete tanta preparazione anche dietro. Disuguaglianze geografiche, per esempio, ma è un esempio, tra gli studenti campani il 73% risulta impreparato in matematica, abbiamo il 36% di famiglie di soli stranieri con minori in povertà assoluta, per gli italiani l'8%, e disuguaglianze salariali, 4 milioni di dipendenti del settore privato con retribuzione teorica lorda annua sotto i 12.000 euro. Per finire, il 32,5% di occupati tra le persone con disabilità grave, poco più della metà rispetto a chi non ha limitazioni. Cioè abbiamo dei deficit di capacità di includere, per l'appunto, inclusione sociale, molto pesanti, che sono ripartiti però secondo alcune tendenze storiche. Allora lì si tratterà di vedere come emendare al meglio le riforme che si stanno ponendo oggi in implementazione e valutarne, si richiamava adesso la capacità di valutare ex post gli effetti, con molta sia precisione sia adeguatezza. Perché dico adeguatezza? Il rischio è che si applicano le politiche sociali dei parametri che sono stati messi a punto per altre attività, ad esempio quelle economico-produttive, non è la stessa cosa. Si farebbe un torto alle une e alle altre nell'applicare sì che implicite, come si dice, quelle che sono indicatori e valutazioni fatte altrove. Chiudo, ci sono trasformazioni di fondo che trasformano la struttura sociale, che partono molto prima della pandemia, anche prima della crisi 2008-2012. Per esempio, noi abbiamo ormai la prevalenza relativa di famiglie unipersonali in Italia. Non sono tutte fatte di vedovi e vedove, ma sono anche di persone che chiameremo single, con il lessico anglosassone, che fanno scelte invece di autonomia. Ma anche sappiamo che a lungo i nostri giovani rimangono nella famiglia perché hanno difficoltà ad accedere anche al mercato alloggiativo. Abbiamo 4,6 milioni di anziani con bisogno di aiuto nella cura personale della casa. Ecco l'importanza, se ce n'era bisogno, di ribadirla, della riforma della persona autosufficienza. Lì sì che siamo indietro come sistema paese. 7 milioni di giovani permangono nella famiglia di origine. Quindi molti sono unipersonali, come nuclei, ma sono anche molti giovani che permangono a lungo nella famiglia. Abbiamo molti alunni di cittadinanza straniera, 8 su 10 dicono che pensano in italiano, ovviamente qua alludo ai meccanismi di integrazione anche attraverso aspetti normativi, di scuole per esempio, solo per citarne uno, e 1.600.000 italiani erano stranieri fino a pochi anni fa, sono le acquisizioni di cittadinanza. Mi perdonerete, questa è stata una corsa, capisco che sia anche poco di più di una accelerazione con il telecomando. Vado allora a condividere la seconda parte del mio intervento riflettendo su quali siano gli elementi di attenzione per aumentare i gradi di inclusività del nostro sistema, quindi a fronte delle condizioni socio-economiche in trasformazione che abbiamo accennato. Non abbiamo visto. Avevo accennato alla fondamentale rilevanza dei livelli essenziali di prestazione. Sul fronte sociale,
quanti ne abbiamo rispetto a quelli che la 328 del 2000 aveva declinato in termini generali? 2-3. Per cui se la 328, potete andare a rivedere, sto a dirlo qua, elencava una decina per grandi ambiti che seguivano anche il ciclo di vita e le forme di vulnerabilità, ad oggi noi abbiamo quelli legati alla lotta alla povertà, sia nella forma cash, quindi quello che è un trasferimento economico, ovviamente selettivo, a matrice universalistica, ma selettiva attraverso l'ISEE, perché non ci sono risorse infinite. Sia però in kind, e cioè che va a contribuire con piani per l'inclusione sociale, piani per il lavoro, secondo che sia l'uno o l'altra traiettoria, e con valutazioni multidimensionali del bisogno. Sono livelli essenziali. E c'è un altro livello essenziale approvato nella finanziaria 21, facciamo ancora finanziaria, legge di stabilità, che è quello cioè di far sì che in ciascun territorio, ambito sociale, territoriale italiano, ci sia il rapporto di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. È un livello essenziale delle prestazioni. Attendere uno di 4.000. Non ne abbiamo altri, ne abbiamo in corso di definizione o di specificazione. Quindi sarà molto importante questo cammino. Se vogliamo parlare di una inclusione sociale di tipo italiano nazionale, inteso come redistribuzione equa, se no scenderemo a un livello di aiuto che ricade nel vecchio modello italiano, il welfare italiano, bucherellato, con cittadinanze locali. Quindi siamo lì a metà del guado. Ho accennato cash in kind. Personalmente la dimensione fondamentale, perché cito soltanto una nota espressione di un collega economista, Paolo Bosi, che molti conosceranno, che parlava già 25 anni fa dell'irresistibile fascino per i trasferimenti monetari nel nostro sistema di welfare, ma a livello europeo, se andiamo a vedere la composizione della spesa, tende a essere bilanciata due terzi in terzo, nel nostro paese ancora di più, e la legge 328 l'aveva provata a modificare questa cosa, non ci si è ancora riusciti tanto, quindi tutto quanto si riuscirà a recuperare in maniera efficiente e efficace sotto il versante in kind sarà un buon elemento per l'inclusione sociale. Rapporti fra amministrazione centrale e amministrazioni locali sono fondamentali. Ho accennato, la spesa locale a fronte di compiti piuttosto impegnativi è molto bassa a livello locale, certo è stata migliorata negli ultimi tempi con i trasferimenti sia del pacchetto fondo povertà, quindi lotta alla povertà, sia altri trasferimenti fatti tramite sia PNRR sia precedentemente i due esercizi di legge di stabilità 2021, ma ancora c'è un dislivello forte. Quanto si punta sul livello locale? Certo ci siamo accorti nella pandemia che poi quel decentramento di competenze avviato col titolo quinto ha costretto a pagare un prezzo alto a fronte di un mancato coordinamento in tempi di emergenza. Quindi anche lì non è semplice, forse non c'è un modello che sia ricetta equivalente per tutto. Rapporti pubblico-privato, ho citato le riforme del terzo settore 16-17, perché siamo oggi di fronte a un'ulteriore svolta molto importante, quella della coprogrammazione e coprogettazione, che sottrarrebbe al regime della concorrenza e tutte le conseguenze per i bandi il rapporto fra pubblico e privato. Questo sì che potrebbe portare a collaborazioni che avvantaggiano il livello locale. Si è già dimostrato l'importanza del terzo settore della pandemia per flessibilità e prossimità. Questo quindi di nuovo è da verificare nei prossimi 5-10 anni, quanto questi dispositivi possono in effetti funzionare. Non c'è dubbio che i nostri gradi di inclusività sono comunque legati al nostro percorso precedente, nel gergo della path dependence, quindi a questioni strutturali, il divario territoriale nord-sud che anche il PNRR mette come elemento trasversale. E qui faccio un piccolo inciso che quindi mi evita di dirmi dopo. È un po' un peccato e allo stesso tempo un potenziale. Il potenziale di mettere delle riforme trasversali è che non c'è missione in cui non sia importante questo aspetto. Al tempo stesso rischia una indefinitezza, perché è più difficile assegnare un accoppiamento specifico fra quell'obiettivo e quella missione. Vale per la questione di vari territoriali, certo c'è anche una quota fissata di risorse, magari ne parleremo dopo, che deve essere assegnata al sud, ma per esempio per i giovani, che è l'altro asse trasversale, per il genere, rischia di essere contemporaneamente più importante e più vago. Mi perdonerete, mi perdono al collega se sono veramente molto sommario in questi aspetti, ma qua mi permetto di mettere alcune questioni così sul tavolo.
L'influenza dell'Unione Europea è altro aspetto che non possiamo trascurare, perché c'è, ne abbiamo parlato nel ciclo precedente anche, vero Claudio? L'europeizzazione dei diritti sociali è una realtà legata a fondi, ma anche a soft law, è una realtà legata al metodo aperto di coordinamento, alla forma dialogica, quindi non possiamo non ritenere questa leva importante. E per esempio ha spinto sull'Italia per approdare finalmente un reddito minimo, perché la raccomandazione già nel 2008, per esempio, la prima dell'Unione Europea, e poi gli schemi e il pilastro, mi fermo qua perché evidentemente sulla possibilità di parlare di un modello sociale europeo, insomma magari appunto il professor Lessoli su questo qualcosa dirà. Allora, andiamo vicino al PNRR. Il PNRR tiene conto di un quadro in cui il welfare deve farsi anche sostenibile, perché la transizione ecologica chiede a tutti i sottosistemi di esserlo. Qui abbiamo alcuni che se ne occupano, per esempio il professor Volturo sta esattamente mettendosi a studiare questi aspetti, le eco-social policies. Ma quanto di eco-social avvantaggia le politiche di inclusione? Quanto rischia invece di farle arretrare? Perché quale tipo di meccanismo c'è nel rapporto di inclusione legato al lavoro? Quali lavori prevalentemente quelli più fragili? Tipicamente quelli più sporchi, brutti, inquinanti. Cosa vuol dire allora esserlo meno? Avere meno occasioni di strumenti di reinserimento attraverso il lavoro? Pongo interrogativi, un po' in modo grossolano, ma perché abbiamo tante questioni di cui tenere conto. Il PNRR è benedetto, ovviamente. Eppure nella benedizione ha molte questioni che devono essere portate avanti e risolte. Qui una delle domande che anche la settimana scorsa ci ponevamo a Napoli nell'Associazione Italiana di Sociologia era se la struttura del PNRR segua una logica chiara che si afferma con un disegno o è piuttosto la necessità di poter assicurare quelle risorse in un quadro, diciamo, di fattibilità. Non c'è una netta prevalenza per l'una o per l'altra, ma certo mi viene da dire che il PNRR sul piano del welfare sociale tocca questioni fondamentali, non ultima quella della riforma della non autosufficienza, solo per citarne una. Certo, al momento mi pare la sua fase di attuazione vede un controllo soprattutto in termini di rendicontazione e di indicatori di output. Occorrerà, credo che l'università abbia un ruolo su questo, affiancare soprattutto i contesti locali con potenti interventi e collaborazioni sul merito di quello che viene fatto e non prevalentemente soltanto sull'output in termini di rendicontazione quantitativa economica. Vado a finire? Ce li ho tre minuti. Certo. Perché ci sono quelle che secondo me sono tre sfide più una, fronte delle tante cose dette in modo frettoloso, che dovrebbero richiamare e richiama l'attenzione della comunità di studiosi interdisciplinari. Una questione trasversale è i processi di implementazione di riforme policy. Sono sempre l'altro lato della medaglia, the dark side of the moon. Si fa un impianto, giustamente ci si divide, ci si scontra, ci si confronta sull'impianto, c'è l'elemento che deve attrezzare l'impianto con dei fondi, che è sempre un problema, e poi si alleggerisce un po' l'attenzione rispetto invece alla messa a terra delle nostre riforme policies, che apre, il vaso di Pandora è eccessivamente negativa come situazione, però apre una dimensione che qualcuno che studia l'implementazione dice può addirittura reinventare la politica. Non solamente in modo consapevole, perché ne sappiamo, per l'appunto che andiamo a dimensionare una policy nazionale sui contesti locali, che sono legati ai sistemi del lavoro locale, alle capacità amministrative locali, alle tradizioni di policy, solo per citare alcune delle variabili. Quindi l'attenzione all'implementazione è fondamentale, per non limitarsi, non perché lo si voglia fare, ma spesso in Italia è accaduto, a un effetto annuncio o a un effetto di rispecchiamento in un bel impianto di policy, che poi magari viene tradito a livello di implementazione. Tre nodi fondamentali. Ho parlato di welfare sostenibile, ma mi interessa quasi di più la sostenibilità del welfare. Cosa intendo dire? La sua efficacia e il finanziamento. Qui faccio un affondo su questa regione, qui a sede della nostra università. L'Emilia Romagna per tradizione ha dei livelli di policy sociali elevati, cioè assicura, contemporanea a mercati del lavoro e stili di vita piuttosto elevati, delle forme di inclusione, anche alta. Però
se noi pensiamo a cosa può fare la riforma dell'autosufficienza, al costo in una struttura di un anziano autosufficiente, al costo di un centro diurno, al costo di un asilo nido, al costo dell'assistenza domiciliare, se vogliamo farli bene, cioè in modo inclusivo, qualcuno dice, qualcuno lavora come dirigente funzionario operatore nei servizi, non ci stiamo dentro, non potremo mai avere tutte le risorse. Noi dobbiamo porci una questione seria su come poter rilanciare forme di equità, di adeguatezza di quella che è l'offerta di cultura sociale e di sostenibilità. Sostenibilità che già oggi ci porta a un universalismo selettivo, come sappiamo. Quei LEP di cui ho parlato sono LEP a vocazione universalistica, ma selettivi rispetto all'accesso. Il nostro sistema di welfare nel complesso, comparato sulla spesa su PIL, è al di sotto della media europea. Poi se facciamo pro capite scende un po', ma non è più tanto solo quel problema, è difficile immaginare di innalzarlo tanto di più. Ora forse ci sono degli ambiti su cui lavorare, la lotta all'evasione fiscale, che per noi è un fardello molto più pesante che in altri paesi, per recuperare e liberare risorse. Ma la questione è, qual è il punto di equilibrio tra efficace finanziamento? Quindi al di là del welfare sostenibile che deve esserlo, la sostenibilità del welfare, che cosa ci chiede di guardare? Seconda sfida. Non le ho messe in classifica, perché per me sono tutte importanti. Occorre recuperare, anche per sostenere il welfare, la sua efficacia e la sua sostenibilità, logiche non soltanto riparative, ma di prevenzione e promozione. È qualcosa che negli 70 si sentiva di più, agli esordi del sistema anche del welfare. Per cui provare a intercettare le questioni prima che discendano in una chiave di problema. Come si fa? Lo so, non sto per dirvelo. Certo, però, non può farlo solo il sistema di welfare. Per cui ecco perché dico entro i confini del welfare, al di fuori dei confini del welfare. E faccio quel passaggio all'ultimo punto. C'è uno snodo fondamentale in cui il rapporto è un po' Davide e Golia, dove il welfare è Davide, e c'è il rapporto con l'ambito economico produttivo. Dove si decidono traiettorie di vita di intere popolazioni, dove si decide come reagire alle crisi, quanto immettere remunerazione nelle catene del valore, quanto dare valore a un concetto che può essere quello di benessere o di dignità. Non le decide il welfare. Certo può intervenire, non sto sottostimando la questione, sto dicendo non è una variabile indipendente il sistema di welfare. Ecco perché entro i confini e fuori dei confini. Ma è fondamentale che il sistema di welfare per l'inclusione sociale ricominci, perché non l'abbiamo mai fatto, a pensare a quale relazione poter attuare la migliore possibile col mercato del lavoro, sia in forma di mantenimento, aumento di occasioni che nel mercato del lavoro sono di reinclusione sociale, quindi non solo per trovare occupazione, ma attraverso il lavoro per riprendere ritmi, riprendere stima, riprendere attività, capacitazione, empowerment, ma anche per provare a proporre situazioni che l'Unione Europea, nella raccomandazione 2008, diceva di mercati del lavoro più accoglienti. Ecco, questa è una sfida enorme. Mentre dico però, con questo chiudo, che il welfare non è variabile indipendente, non può esimersi dall'immaginare, dall'inventare, dal praticare mediazioni col mercato del lavoro. Vi ringrazio per l'attenzione. Direi che il professor Martelli ha fornito a tutti noi materiali per un dibattito che può iniziare oggi o finire nel 2027, perché ha toccato moltissimi aspetti, non ultimo quello della implementazione delle politiche sociali, insomma, sembra già solo quello un aspetto che, come richiamavo anch'io all'inizio, insomma, non di scarso interesse. Quindi il gruppo avremo modo, ci sarà del tempo di confrontarci, mi auguro, con voi. E do la parola, senza togliere tempo agli interventi, al professor Messori. E il suo intervento è a titolo di nuovo policy mix dell'Unione Europea, capacità fiscale centrale, crescita e inflazione.
grazie molte a Claudia Golino. Mi fa molto piacere avere questa opportunità di discussione con voi e, come dire, quello che io vorrei fare è cercare di darvi la sensazione, che probabilmente già avete percepito, che la vostra vita, non soltanto da adulti, ma direi dall'età prescolare fino ad oggi, si è consumata in una fase estremamente complessa della vita economica europea. La periodizzazione che ci ha proposto Alessandro Martelli è interessante perché la ritroviamo a livello europeo, seppure con capisaldi temporali diversi, e quindi anche se non potrò sviluppare il confronto per mancanza di tempo, ma se vorrete lo potremo sviluppare in sede di discussione, ci sono forti legami tra evoluzione economico-sociale interna che caratterizza il sistema italiano e l'evoluzione economico-istituzionale dell'Unione Europea. Allora, naturalmente io faccio di mestiere l'economista e quindi necessariamente userò un linguaggio un pochino tecnico. Voi mi fermerete se ci sono degli aspetti poco chiari, ma vedrete che in realtà i concetti sottostanti sono piuttosto banali. Allora, il primo passaggio su cui io vorrei invitarvi a riflettere è fare un confronto fra due grandi crisi che hanno appunto caratterizzato la vostra vita per intero e hanno caratterizzato l'ultima parte, per esempio, della mia generazione, cioè la grande crisi, quella che noi pensavamo fosse stata forse la crisi più importante degli ultimi due secoli prima della pandemia, e cioè la crisi cosiddetta, la crisi finanziaria internazionale del 2007-2009. Allora, noi economisti abbiamo molti indicatori per misurare quando un'area economica, un sistema economico entrano in crisi. Ce n'è uno che è banalissimo e molto criticabile, peraltro, ma che come dire, è utile per sgrossare il problema, che è la dinamica del PIL, e cioè del prodotto interno lordo, e in particolare la dinamica del PIL non incorporando le variazioni di prezzo, del cosiddetto PIL reale. Allora, guardate questo grafico e andate all'inizio di questo grafico, cioè gli anni dal 2007 al 2009. Voi vedete che c'è una gravissima crisi. Chi di voi si è dilettato a seguire un corso di storia economico-sociale sa che una crisi altrettanto severa c'è stata tra il 1929 e il 1933. Secondo molte analisi, la crisi del 2007-2009 è più grave di quella del 1929-33. Dopodiché, a livello internazionale, l'economia si riprende. Per esempio, l'area economica statunitense dall'ultimo trimestre del 2009 intraprende una lunga fase di crescita, magari non rapidissima, ma molto persistente, che dura fino al primo semestre del 2020. Nell'area dell'Unione Europea, in particolare tra i paesi che nell'ambito dell'Unione Europea già adottano la moneta comune, cioè l'euro, vi è una seconda crisi, una recessione che noi economisti chiamiamo una recessione severa dell'area dell'euro, fondata sulla cosiddetta crisi dei debiti sovrani e la crisi del settore bancario. Quindi una, di nuovo una crisi economico-finanziaria. Voi la vedete dalla fine del 2011 alla metà del 2013, il PIL reale dell'area dell'euro, perché qui noi misuriamo il PIL dell'area dell'euro, ricomincia a cadere. Dopodiché dal 2014, dalla fine del 2014, in alcuni stati membri prima, in altri stati membri come l'Italia dopo, si avvia una ripresa. Nel 2015, 2016, 2017 la percezione è che, grazie anche a vari fattori che analizzeremo, questa crescita potrebbe consolidarsi. Dopodiché
all'inizio del 2020 c'è un nuovo shock critico drammatico che è la pandemia. Non devo spendere parole, Claudia Golino ha già esaminato nella sua introduzione questa rottura. Guardate la drammatica caduta del PIL. Noi pensavamo che la caduta del PIL del 2007-2009 fosse severa, confrontatela con questa drammatica discesa nel primo semestre del 2020. Allora noi, come dire, se dessimo una lettura ingenua di questo grafico, cosa dovremmo dire? Beh, la pandemia è molto più grave come crisi della crisi internazionale finanziaria. C'è però un'altra differenza oltre alla severità della caduta del PIL, che salta agli occhi a qualsiasi, come dire, scienziato sociale o a chiunque voglia diventare scienziato sociale. La differenza è il tempo di reazione dell'economia. Allora, se voi confrontate la crisi finanziaria internazionale con la crisi pandemica, salta agli occhi un'altra differenza. La crisi pandemica apparentemente molto più breve. C'è uno shock drammatico che determina una caduta del PIL reale, ma poi c'è un rimbalzo che già nel secondo semestre del 2020 si manifesta. Allora, è evidente che di fronte a un grafico di questo genere bisogna porsi una domanda. Ma cosa c'è stato di diverso? Cos'è che differenzia la crisi finanziaria internazionale dalla crisi pandemica? Anche qui, come dire, se io fossi un economista serio, analitico, dovrei incominciare a snocciolarvi moltissime differenze sia negli shock esogeni, sia negli effetti specifici sui singoli stati membri di queste due crisi. Usando un po', come dire, l'accetta, giusto per suscitare il dibattito, io anche un po' provocatoriamente vorrei proporvi questa tesi, che cambia la risposta di politica economica. E qui c'è un primo aggancio con la periodizzazione che vi proponeva Alessandro Martelli. Nel senso che la risposta, soprattutto nell'area dell'Unione Europea, in particolare nell'area dell'euro, la risposta alla crisi finanziaria internazionale, la risposta di politica economica, è una risposta che non risponde in modo efficace ed efficiente alla crisi. Nel gergo di noi economisti si dice che almeno una delle gambe fondamentali della risposta di politica economica, cioè la politica dei bilanci pubblici, se volete la politica della spesa pubblica, quella che noi, mutuando con un anglicismo, chiamiamo politica fiscale in senso lato, la politica fiscale, anziché contrastare la crisi, la seconda, cioè è prociclica. Noi vediamo che soprattutto nell'area dell'euro vi è una politica fiscale che stringe, che è restrittiva, anche se l'andamento del PIL reale è negativo. C'è una gamba della politica economica che rimane espansiva, o meglio, che diventa espansiva dalla fine del 2011 in poi, ed è la politica monetaria. O per essere ancora più precisi, è una politica monetaria che è espansiva tra la fine del 2011 e la metà del 2012 e poi dalla fine del 2014 fino al 2019. Allora noi vediamo che una possibile spiegazione è che questa crisi duri e nell'area dell'euro si traduca in una crisi specifica dell'area dell'euro per molte ragioni, per molteplici ragioni, ma anche perché la combinazione degli strumenti di politica economica, per usare un eufemismo, non è ottimale. Il policy mix, cioè politica monetaria combinata con politica fiscale, non dà una risposta efficace alla crisi. Ditela ancora in un altro modo, per mutuare, come dire, l'espressione molto efficace di un analista finanziario statunitense, c'è un unico gioco in città, soprattutto in Europa, ed è la politica monetaria. La politica fiscale non cerca di contrastare le difficoltà macroeconomiche nella dinamica del PIL dell'Unione Europea. Allora, supponiamo che
di esservi, che sono riuscito grosso modo a convincervi che questa è una tesi, diciamo, plausibile. Non pretendo di averla dimostrata, perché bisognerebbe articolare molto di più il discorso, ma supponiamo di avervi un po' convinto che quantomeno il policy mix c'entra. Questa, prego. Questa sua teoria è sostenuta dallo psicoanalista oppure... Beh, insomma, voglio dire, ormai, allora, sostenerla nel 2014, 15, 16 era più difficile che sostenerla adesso. Perché? Proprio la sua domanda è perfetta, perché, come dire, mi alza la palla per proseguire il ragionamento. Perché viceversa, per spiegare la V del rimbalzo dopo la caduta a picco del PIL reale durante la pandemia, noi di nuovo dobbiamo tirare fuori il policy mix. Allora, perché ormai molti economisti riconoscono la mia analisi? Perché il policy mix in risposta alla crisi pandemica è completamente diverso dal policy mix in risposta alla crisi finanziaria internazionale. Improvvisamente, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, scusate, qui una precisazione, Unione Europea, io la uso come ciò che identifica quella che si chiamava Comunità Economica Europea dopo il 92. Quindi per me l'Unione Europea incomincia nel 1992 con il Trattato di Maastricht e l'area dell'euro, che viceversa incomincia nel 1999, sia a livello di Unione Europea che di area dell'euro, le risposte di politica economica a seguito dello shock pandemico sono totalmente diverse. Per la prima volta nella vita dell'Unione Europea e dell'area dell'euro c'è una convergenza espansiva tra politica monetaria e politica fiscale. La politica monetaria continua questa sua espansione usando una serie di strumenti su cui, se vorrete, potremo entrare nel merito in sede di discussione. Basti sottolineare che sono politiche che cercano di sostenere la crescita economica anche con strumenti non tradizionali, di nuovo nel nostro gergo di economisti, con strumenti non convenzionali, ma il fatto nuovo è che proprio perché questi strumenti sono non convenzionali e comportano anche un acquisto sui mercati finanziari di titoli del debito pubblico, si allenta il vincolo per le politiche fiscali nazionali. Quindi gli stati membri, anche ad alto debito pubblico pregresso, hanno spazi di capacità fiscale, possono espandere la loro spesa pubblica. E in effetti durante la pandemia vi sono ingenti trasferimenti sia a favore delle famiglie che a favore delle imprese che cercano di tamponare gli effetti devastanti in termini di capacità produttiva e di distribuzione del reddito che la pandemia comporterebbe. È interessante, io per non tediarvi troppo, perché avrò un ultimo grafico in cui vi farò perdere un po' la pazienza, non vi ho prodotto un altro grafico, ma se volete ci sono dei numeri che ci dicono che per esempio nella seconda metà del 2020, da maggio alla fine del 2020, i due paesi che trasferiscono più reddito pubblico a famiglie e imprese rispetto al loro prodotto interno lordo, cioè alla dimensione della loro economia, sono un paese molto virtuoso dal punto di vista fiscale che è la Germania e un paese molto cicala dal punto di vista fiscale che è l'Italia. Quindi c'è veramente una rottura, un fatto nuovo. Questo fatto nuovo naturalmente andrebbe argomentato, andrebbe analizzato, bisognerebbe capire se sia stata sufficiente una politica monetaria non convenzionale ad aprire spazi fiscali, e la risposta è no. Ci sono anche innovazioni istituzionali, per esempio le istituzioni europee sospendono le regole fiscali comuni e la cosiddetta clausola di sospensione del patto di stabilità e crescita. Vengono allentate le regole che limitano l'intervento pubblico nell'economia e quindi c'è l'introduzione
di quello che nel gergo della burocrazia europea si chiama temporary framework in termini di aiuti di Stato. Fatto è che c'è questo, c'è questo elemento di novità. Il problema è, ma basta questo elemento di novità a spiegare il rimbalzo? Ovviamente no, perché ci sono molti altri fattori che dovrebbero essere analizzati, ma c'è un fattore che invece attiene al ragionamento che sto svolgendo. C'è una ulteriore componente della politica economica, che è una componente nuova, che è già stata ricordata da Claudia Golino, che sarà ripresa, immagino, sarà al cuore dell'intervento di Veronica Grembi, e cioè per la prima volta vi è l'introduzione di una politica fiscale accentrata a livello europeo. Quello che io con un mio coautore abbiamo definito capacità fiscale centralizzata. L'elemento più caratteristico della capacità fiscale centralizzata, che, come dire, non nasce nel vuoto, ma un processo che parte dalla primavera del 2020 attraverso prima un programma accentrato europeo di sostegno della disoccupazione temporanea nel mercato del lavoro, il meccanismo SURE, che poi passa attraverso una ricapitalizzazione di un intermediario finanziario europeo, la Banca Europea di Investimenti, che consente un maggior sostegno agli investimenti europei. Ma, come dire, il punto di caduta di questa tendenza, lo strumento cruciale di questa centralizzazione temporanea della capacità fiscale è appunto Next Generation EU, o sotto il profilo di un economista, il programma maggiore di Next Generation EU, quello che assorbe circa il 90% delle risorse di Next Generation EU e che si chiama Recovery and Resilience Facility, e che, come dire, consente un finanziamento degli Stati membri sia attraverso trasferimenti sia attraverso finanziamenti a lungo termine, e che, come dire, dà la possibilità agli Stati membri di accedere a queste risorse finanziarie attraverso piani nazionali di ripresa e resilienza, i famosi PNRR. Quindi tra l'estate del 2020, momento di approvazione di Next Generation EU, e approvazione dei primi piani nazionali di ripresa e resilienza nella primavera del 2021, alla fine di aprile del 2021, con poi le prime tranche di pagamento nell'estate del 2021, si apre questa capacità fiscale centralizzata. Allora, la tesi che io vi sto proponendo è: una delle ragioni, non la sola, ma una ragione importante che spiega questa diversa risposta è che cambia il policy mix. Il policy mix post-pandemico o di risposta alla pandemia è un policy mix in cui vi è una combinazione efficace tra politica monetaria, che nell'area dell'euro è, come sapete, centralizzata, politiche fiscali nazionali e politica fiscale accentuata. Ci sono però due problemi, ahimè, che non mi permettono di chiudere qui la storia, anzi, io vi devo subito confessare che penso che Next Generation EU e Recovery and Resilience Facility rimangano una condizione essenziale e necessaria a uno sviluppo di medio-lungo periodo dell'Unione Europea, ma non una condizione sufficiente, perché avvengono, come dire, due fatti nuovi, o se volete un unico fatto nuovo articolato in due episodi molto gravi e il secondo drammatico, che esula molto dal campo dell'economia. Il primo episodio inatteso è che noi economisti sapevamo bene che uno degli effetti della pandemia era stato quello di cambiare un po' l'organizzazione della produzione internazionale, di far venir meno quei meccanismi anche contraddittori di integrazione internazionale che avevano caratterizzato le economie delle aree avanzate in precedenza. Non pensavamo però
che le rotture fossero così persistenti. Tra la seconda metà del 2021 e l'inizio del 2022 ci si rende conto che le strozzature nella articolazione produttiva a livello internazionale sono gravissime e che quindi c'è quello che in gergo si chiama uno shock di offerta, cioè di nuovo soprattutto nell'Unione Europea, anche se non soltanto nell'Unione Europea, ma soprattutto nell'Unione Europea, vi è una caduta dell'offerta aggregata derivanti da strozzature produttive. Diventano molto più costose le materie prime, in particolare i prodotti dell'energia, incominciano a diventare più costosi i beni alimentari, soprattutto vi sono vincoli di quantità in quelle materie prime che sono essenziali per le produzioni moderne, per le produzioni innovative e che si articolavano in questa organizzazione internazionale della produzione. Queste strozzature dal lato dell'offerta vengono drammaticamente accentuate dall'invasione russa dell'Ucraina. Naturalmente questo atto, che andrebbe molto approfondito, fuoriesce dai confini economici, ma dal punto di vista economico rende drammaticamente più gravi degli elementi che già erano il portato della persistenza di effetti pandemici. Il risultato qual è? Beh, il risultato è quello che io vi vorrei mostrare in questo grafico, che apparentemente è molto complicato, ma che invece, almeno ai miei occhi, è il modo più semplice per descrivere la situazione attuale e per cercare di capire in pochi minuti perché oggi i problemi dell'Unione Europea siano problemi veramente gravi, perché Next Generation EU sia una condizione necessaria ma non sufficiente e perché la scommessa di politica fiscale europea da fare debba andare molto al di là dei piani nazionali di ripresa e resilienza. Allora, l'interpretazione che io vi fornisco è quella di dire che c'è questo shock di offerta. Guardate il grafico in basso, dimenticatevi della parte alta. E concentrate l'attenzione sul punto A. Il punto A che cosa vuole esprimere? Naturalmente qui non sto semplificando, sto ipersemplificando, usando veramente l'accetta per riassumere un'analisi complessa in poche ipotesi di lavoro. Sugli assi verticali c'è il tasso di inflazione, quindi la dinamica dei prezzi. Sull'asse orizzontale c'è quello che c'era sul primo grafico, il PIL, se volete il PIL reale, qui è il PIL monetario ma poco importa. Riferiamolo pure all'area dell'euro. Allora, il punto A che cosa rappresenta? Rappresenta dove eravamo grosso modo a metà del 2021. Certo, avevamo un tasso di inflazione, una dinamica dei prezzi, già un po' superiore a quella che è l'obiettivo della Banca Centrale Europea, della politica monetaria, il 2%. Però non era molto lontana dal 2%. Era tollerabile questo margine. Se adesso andate alla parte superiore del grafico che mette in relazione qual è il PIL corrente con quello che dovrebbe essere per non essere in recessione, poi vedete che è vero, nel punto A, come dire, avevamo una produzione un po' inferiore a quella che avrebbe dovuto essere e che dovrebbe stare sulla linea a 45 gradi, ma non c'era questo scarto drammatico. Quindi era ragionevole essere ottimisti, dire la dinamica dei prezzi è superiore al 2%, ma non così tanto. È vero, non siamo ancora usciti dalla recessione pandemica nonostante il rimbalzo, ma siamo sulla buona strada. Arrivano questi due shock che vi ho detto, la persistenza della rottura dal lato dell'offerta e la guerra in Ucraina. Come la possiamo banalmente rappresentare? Come uno shock di offerta, cioè l'offerta diventa più bassa. Ma, come dire, anche se non siete economisti,
anche se studiate altre cose, c'era un grandissimo economista del passato che diceva: formare un economista è la cosa più facile di questo mondo, perché basta avere dei pappagalli, gli insegniamo a ripetere domande e offerta. Questa è la base per gli economisti. Allora, anche se non siete economisti, sapete che se c'è uno shock di offerta, la domanda, per tornare in equilibrio, si deve in qualche modo adeguare. O assorbiamo questo shock o adeguiamo la domanda. Cosa succede? Beh, nel breve periodo che aumenta i prezzi. Se c'è un'offerta maggiore della domanda, se c'è un'offerta minore della domanda, aumentano i prezzi. L'offerta diminuisce, la domanda rimane invariata, anzi, grazie a quei trasferimenti durante la pandemia, tende anche un po' a aumentare, c'è l'esplosione dei prezzi, arriviamo in B. A questo punto la dinamica dei prezzi continua a crescere. Per darvi un'idea, a metà del 2021 eravamo al 2,5% rispetto a una soglia del 2%, a febbraio, una settimana dopo la guerra in Ucraina, lo scoppio della guerra in Ucraina, andiamo al 5%. In poco tempo arriviamo all'8%. Le politiche monetarie a questo punto reagiscono e diventano restrittive. Però le politiche monetarie sono efficaci contro l'inflazione se un'inflazione tradizionale, cioè se un'inflazione da domanda. Se un'inflazione da offerta, le politiche monetarie non possono avere come effetto di superare le strozzature dal lato dell'offerta, rendere disponibili le terre rare o il plutonio. Cosa fanno? Agiscono come se l'inflazione fosse da domanda, cioè riducono la domanda. E quindi qual è l'effetto delle restrizioni della politica monetaria? Che si sposta anche verso il basso la domanda. E arriviamo al punto C. Ma il punto C è quello che ci spaventa, perché vuol dire tornare in recessione. Vuol dire tornare in recessione dopo che abbiamo avuto 3 recessioni nell'area dell'euro, o se vogliamo essere molto sofisticati, 4, perché dopo un rimbalzino della seconda metà del 2020 c'è un'altra piccola recessione in alcuni stati membri. Quindi sarebbe, come dire, la quarta o la quinta recessione nel giro di un quindicennio. La vostra vita, come dire, da quando eravate in età prescolare fino all'università. È molto difficile accettare un risultato di questo genere. D'altra parte, PNRR non risolve questo problema. Perché questo problema ha un'unica soluzione, messo in questi termini, cioè reagire alla caduta dell'offerta, dare un controshock di offerta. Allora, di qui quella che è la mia raccomandazione di policy oggi. Produrre a livello europeo beni che possano innalzare l'offerta senza determinare innalzamenti della domanda nel breve periodo. La mia tesi è che sia possibile ottenere questo risultato, approssimare questo risultato attraverso la produzione di beni pubblici europei. Proprio ciò che manca a Recovery and Resilience Facility e Next Generation EU. E manca non a caso, perché per trovare un accordo tra Stati membri, la versione iniziale della Commissione europea che riservava risorse di Next Generation EU per i beni pubblici europei, riduce questo spazio in modo da aumentare i trasferimenti e i finanziamenti agli Stati membri e rendere più accettabile il progetto. Prego. Allora, c'è un esempio persino troppo ovvio, data la situazione in cui siamo, l'energia. Noi dobbiamo, per esempio, produrre tecnologie per centralizzare gli approvvigionamenti, per riprendere, come dire, nel modo meno impattante ambientalmente possibile la produzione di energia all'interno dell'Unione Europea, ma, come dire, ci sono anche esempi che fuoriescono da questo caso. Per esempio, se noi andiamo a vedere un'altra area economica paragonabile per dimensione al mercato dell'Unione Europea, che sono gli Stati Uniti,
le reti di telecomunicazione negli Stati Uniti non sono la rete della California, poi dell'Iowa, poi del Tennessee, poi del Massachusetts. Ci sono 3-4 reti che caratterizzano l'area Stati Uniti. Se lei ripete questo ragionamento sull'Unione Europea, lei troverà che ogni paese ha una rete di telecomunicazioni o più reti di telecomunicazioni nazionali. Superare questo problema significa produrre infrastrutture anche immateriali oltre che materiali. Naturalmente lei coglie, intuisce un punto fondamentale, perché il mio ragionamento qui deve essere di breve termine. Noi qui siamo, se arriviamo in C, siamo già in recessione. Se ci muoviamo da B a C, siamo in stagflazione, cioè abbiamo inflazione troppo alta e recessione. Quindi dobbiamo reagire subito. Allora bisognerà fare un'analisi, ed è questo l'oggetto della mia riflessione attualmente, in cui si distinguono i beni pubblici. Non basta soltanto una... Lasciatemi concludere il mio intervento così. Non basta una capacità fiscale centralizzata, per giunta temporanea come Next Generation EU, ci vuole una capacità fiscale centralizzata che agisca dal lato dell'offerta. E non solo, ma dovremo scegliere se conveniamo che i beni pubblici sono lo strumento per questa capacità fiscale centralizzata dal lato dell'offerta, quella produzione di beni pubblici che ha effetti di breve periodo e non soltanto di medio e lungo periodo. Grazie. Professori, perché c'era veramente brutto dirlo, però semplificato un quadro che non è così facile comprendere, soprattutto il passaggio dalla l'implicazione del passaggio dalla prima crisi, diciamo la più recente, quella del 2009 in avanti, la seconda crisi, e quella ci troviamo oggi. Davvero grazie per questo quadro così chiaro, che ci fa comprendere i problemi che stiamo vivendo tutti noi. E lascio la parola, senza fare neanche un minuto, alla professoressa Veronica Grembi, che finalmente ci parla del PNRR, visto che è stato evocato da più parti, e alle sfide della sua attenzione. Quindi ringrazio ancora una volta la professoressa Grembi, perché è riuscita ad essere qui con noi oggi, un momento che credo non semplice. Quindi un doppio grazie da parte nostra, e le lascio il microfono. Allora, innanzitutto grazie a voi, perché tornare all'università è sempre un piacere, e soprattutto avere l'occasione di confrontarmi con chi sta intraprendendo un percorso formativo al momento. Ora, non sono stata, appunto, che cosa sono questi giorni di cambiamento che citava anche la professoressa Golino. Io faccio parte da dicembre 2021, sono in aspettativa dal mio incarico universitario per far parte della segreteria tecnica per il PNRR. Che cos'è la segreteria tecnica del PNRR? Giusto per dare un po' di background istituzionale di governance. È un'unità di missione, un'unità quindi amministrativa, insediata presso la Presidenza del Consiglio, e gestisce una parte della governance del piano. La governance del piano in realtà è incardinata all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce tramite l'unità del servizio centrale e un'altra unità su Next Generation EU il flusso finanziario del piano. Noi allora a che cosa serviamo? Perché siamo presso la Presidenza del Consiglio? Perché il piano è fatto da un incastro di riforme e investimenti. Ogni sei mesi, non farò un sondaggio, perché ecco, sinceramente non sapevo che avrei parlato davanti dei dottorandi, altrimenti avrei preparato un breve sondaggio, che è uno dei miei cavalli di battaglia all'interno del lavoro che faccio, su
quella che è la vostra conoscenza di questo PNRR, no? Perché se ne parla molto, molti non sanno di che cosa si parli, ok? Quindi il piano prevede riforme e investimenti. Cosa succede? Ogni 6 mesi siamo chiamati a rendere conto alla Commissione Europea di che cosa abbiamo fatto. Abbiamo uno scadenziario che prevede le prossime scadenze al 31/12/2022, rispetto a queste scadenze siamo chiamati a render conto. Se anche una sola di queste scadenze non è compiuta, non è realizzata, tutto il piano si blocca. Okay? Quindi cosa stiamo a fare noi? Noi stiamo ad analizzare quelle che sono le possibili criticità, di cui alcune di queste ne faccio menzione perché sono alcune sfide all'attuazione, che sono sfide a livello generale, istituzionale, ma anche sfide nel contingente, e i due interventi che mi hanno preceduta hanno spianato il terreno in questo senso. Laddove si creino degli intoppi, il Presidente del Consiglio ha la possibilità di esercitare i cosiddetti poteri sostitutivi. Vale a dire, se una regione non fa quello che doveva fare, se un ente non fa quello che doveva fare, il Presidente del Consiglio esercita questo potere sostitutivo. Perché? Perché noi ci siamo impegnati con la Comunità Europea e quindi questi obiettivi devono essere realizzati. Poi mi direte, ma in Italia ci sono 8.000 comuni, 21 regioni, ci sono gli enti, vari enti attuatori, non so fare tutta la lista, come operativamente si esercitano questi poteri sostitutivi? Speriamo tutti di non scoprirlo mai, perché questo piano è già abbastanza complicato così com'è, non voglio pensare anche con l'esercizio dei poteri sostitutivi, perché ovviamente se arriviamo a quel punto vuol dire che abbiamo dei problemi estremamente grossi. Quindi nella nostra unità ci preoccupiamo di cercare di anticipare le criticità alla realizzazione di riforme e investimenti, che si chiama in termine tecnico target e milestone, cercare di anticipare prima questi problemi e cercare di scioglierli in maniera anticipata. Brevissimamente, il piano si struttura su 6 missioni. Io sono stata chiamata a dicembre 2021 a occuparmi della missione 6, che è la missione della salute, parte della missione 1 che riguarda giustizia, perché la missione 1 è pubblica amministrazione e giustizia prevalentemente, poi ci sono una serie di altre cose, e in corso, siccome sono un'economista applicata, l'ho detto, con i dati, alcuni interventi della missione 4 che sono istruzione e università, da cui mi sono sempre tenuta a distanza, però sono poi stata ringlobata anche negli interventi dell'università. Allora, volevo in qualche modo assecondare alcune delle preoccupazioni che sono state sollevate. Giusto ultimo elemento, non entro nei dettagli delle varie missioni, non entro nella struttura finanziaria del piano, perché questo potete andarlo a vedere tranquillamente da parte di ciascuno di voi. Però, come è stato detto prima, il piano ha 3 obiettivi trasversali: combattere le diseguaglianze di genere, generazionale e territoriali, che tendenzialmente in Italia vuol dire il problema, la questione meridionale. Tuttavia, appunto, anche questo è un po' banale come approccio, perché i divari territoriali esistono non soltanto tra aree geografiche, che questa è la declinazione più semplice che è stata data al piano, ma anche all'interno di realtà territoriali. Quindi nella regione Lombardia, Sondrio non è Milano, e questo chiaramente crea tutta una serie di problematicità nel momento in cui noi attuiamo alcune delle misure del piano. Ora, il piano ci arriva, per tutto quello che è stato detto in precedenza, ci arriva che toccando, avendo una visione che forse è più chiara su alcuni elementi e molto meno condivido su altri, ma ci arriva, e arriva nell'aprile del 2021, poi viene dato il ministro Franco, il ministro dell'economia e delle finanze, firma gli operational arrangements con la Commissione Europea a dicembre 2021, e gli operational arrangements sono proprio
l'ultima fermata, l'ultimo stop, nel senso che quello che è scritto in questo accordo firmato a dicembre 2021 è quello che ci lega veramente. E arriva però in una situazione, come ci è stata precedentemente descritta, a tutta una serie di problematicità. Ok? Quindi come se voi vi arrivaste a casa un super computer che sarà estremamente utile per tutta una serie di cose che dovete fare, e però non avete la presa, non c'è la connessione Wi-Fi, tutta una serie di cose, l'elettricità è quella che è, quindi ci sono una serie di questioni. Io ne analizzo quattro brevemente: delle sfide di natura tecnica, delle sfide di natura culturale, delle sfide di natura empirica, che ha menzionato la professoressa Polino quando ha introdotto questo intervento di oggi, e delle sfide di natura comunicativa. Iniziamo con le sfide tecniche. Quali sono le sfide tecniche a cui ci dobbiamo confrontare? Innanzitutto, il piano arriva con tutta una serie di investimenti, lasciamo stare le riforme, che chiaramente anche questo è molto importante, ma anche tutta una serie di investimenti che richiedono specifiche professionalità. Ci siamo accorti, ma questo non è un problema del piano, è un problema di scelte di politica economica negli ultimi 30 anni probabilmente, che queste professionalità mancano. Perché mancano? Perché sarebbe un po' banalotto dire mancano le professionalità. Mancano le professionalità, sì, perché è mancato un certo tipo di investimento, per esempio in operai specializzati. Spesso le scuole tecniche in Germania sono degli istituti degni di questo nome anche per la formazione. Da noi in molti contesti sono lo step precedente al riformatorio, no? Perché questo purtroppo è il caso, il PNRR prevede investimenti in questo senso, quindi manchiamo di operai specializzati, manchiamo di certe professionalità in cui non mancano persone formate, ad esempio il caso dei medici di medicina generale. Noi abbiamo i laureati, quindi su questo diciamo sono pronta a difendere questo filone. I dati ci dicono che noi, e le evidenze ci dicono che noi siamo a posto, lasciamo stare poi gli specializzanti, ma la laurea di primo livello di medicina siamo totalmente ok rispetto alle medie di altri paesi europei. Cosa succede però? Questo mestiere è totalmente disqualificato, nonostante che gli stipendi siano molto molto alti per i medici di medicina generale, in molte aree del paese e in molti casi si decide di non praticare questo tipo di professione, perché chi sceglie il percorso di medicina vede come una sconfitta fare il medico di medicina generale. Come chi ha una laurea in matematica vedrebbe come una sconfitta andare a insegnare, no? Nelle superiori, cioè tendenzialmente non è sentito come un compito sociale, come poteva essere 40 anni fa, cioè l'insegnante e il medico condotto, che qui chiaramente per voi non vuol dire niente, ma erano delle figure, no? In un paese, erano delle figure da rispettare, ora non è più così. Una scarsa mobilità geografica, quindi noi abbiamo dei saldatori, che stanno nel sud Italia, abbiamo operai che stanno nel sud Italia che non vogliono andare a lavorare con i cantieri del nord, per tutta una serie di motivi. Quindi abbiamo questi tipi di mancanze. Quali abbiamo poi, quali sono le altre tipi di sfide tecniche? Tutte queste sfide chiaramente non derivano dal PNRR, sono sfide di carattere strutturale. Okay. Abbiamo problemi strutturali di reclutamento nella pubblica amministrazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come per il medico di medicina generale, ci sono parti del paese in cui andare a lavorare nel settore pubblico è una sconfitta. Io stessa, che vengo dalla Toscana, la tradizione, la mia famiglia, nessuno nella mia famiglia è stato un impiegato pubblico, non è mai stato visto, diciamo, pur essendo degli operai, non è stato mai visto come un elemento di riscatto andare a lavorare nel settore pubblico. Chi andava a lavorare nel settore pubblico era forse chi non aveva tanta voglia di fare, no? Perché sennò avevi qualche progettualità nella vita.
Quindi la figura dell'amministratore pubblico, nonostante il ruolo fondamentale che si trova a svolgere in qualsiasi paese, compreso il nostro, in molte parti è disqualificato. In altre c'è una questione ovviamente di qualità della vita, parità di stipendio, per cui in certe parti del paese nella pubblica amministrazione non si va a lavorare perché con quegli stipendi non si può sopravvivere, no? Quindi questo è un altro tipo di problema. Noi ci troviamo un problema di competenze e anche proprio di numeri nella pubblica amministrazione. C'è la mancanza di donne in alcuni settori, una mancanza strutturale. Questo perché è un problema? Perché il PNRR ci impone di colmare le differenze di genere. E chiaramente questo, da un lato si può abbattere il tetto di cristallo, chiaramente con una legislazione che possa in qualche modo tenere presente delle diversità, dei divari di genere. Dall'altro però dire da oggi a domani che dobbiamo impiegare almeno il 30% di ingegneri, quando le ingegneri donne iscritte agli albi in Italia sono il 17%, è chiaro che, vedete, è un po' difficile perché non esistono proprio, cioè non ci sono le donne in alcuni settori. C'è quella che è stata citata in precedenza, la riforma del titolo quinto della Costituzione. Non so quanto voi abbiate diciamo, familiarità con questo, ma si dice che la riforma del titolo quinto della Costituzione sia una mancata riforma. Di fatto non ha chiarito fino in fondo alcune competenze, ha creato delle confusioni diciamo, istituzionali che poi sono state demandate alla Corte Costituzionale e questo fa sì che in alcune aree di intervento non ci sia chiarezza sulle competenze o ci sia un potere di veto che è eccessivamente alto, può essere eccessivamente alto in un contesto in cui ovviamente si dovrebbero garantire degli standard minimi. Infine è stato richiamato a più riprese la questione della crisi energetica, questo è uno shock esogeno che nessuno si poteva aspettare. Quali sono le sfide culturali? Appunto, è stato detto nell'introduzione di questo incontro. Da noi sono decenni che le politiche pubbliche non sono evidence-based. Cosa vuol dire? Che non si basa su quelli che sono i risultati misurabili in qualche modo. Si parla di politiche pubbliche fatte con decreti, ma per quanto si riguarda poi i dati o scarseggiano o non vengono elaborati o comunque spesso le riforme sono così veloci che non è possibile anche valutarle spesso, perché c'è una logica di lungo periodo e invece la politica ha una logica di breve periodo. Ci sono delle resistenze all'idea di valutare la performance all'interno della pubblica amministrazione. Questo ovviamente è un problema endemico, no? Voi probabilmente avrete fatto i test Invalsi, data la vostra giovane età. Ancora si discute se i test Invalsi siano più o meno adeguati a valutare gli insegnanti. C'è il problema della valutazione dei medici, soprattutto nella medicina territoriale. C'è il problema della valutazione della performance dei magistrati. Questi sono tutti argomenti estremamente delicati di cui discutere e che rappresentano una sfida per il PNRR, perché il PNRR invece richiede un monitoraggio. Richiede che costantemente si identifichino perlomeno gli outlier, no? Le anomalie, cioè se io ho che il 50% del backlog, cioè degli arretrati nella giustizia delle corti, a livello di corte d'appello, vengono da Roma e Napoli, è chiaro che la politica poi, la policy implication è che si vada a incidere su queste realtà. Non si può dire dobbiamo aumentare la velocità della risoluzione dei casi a Vercelli, perché magari Vercelli che non è neanche il corte d'appello, però Torino, perché Torino magari non incide altrettanto che Roma e Napoli, ok? Quindi occorre anche questa onestà che appunto almeno questo culturale non è così frequente. Infine, non si può cambiare il contesto senza cambiare i contenuti. Cosa vuol dire? Che finora
L'idea, pensate per esempio, e questo è stato diciamo, un'accelerazione da parte della pandemia, la pubblica amministrazione più digitale, per cui voi potete fare più cose usando, diciamo, internet. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente traslare dei moduli che prima si riempivano in maniera cartacea in PDF? È questa la digitalizzazione della pubblica amministrazione? O forse non vuol dire ripensare i processi all'interno della pubblica amministrazione per adeguarsi, alcuni di voi magari hanno un background di sociologia, no? Per adeguarsi alle nuove sfide. Quindi questo non è semplicemente dire cercare il box, ok, ora siamo digitali perché il cambio di residenza si può fare online, ma non è solo questo, voi capite bene. Pensate alla sfida, l'MB6, appunto, che è la sfida sulla medicina, prevede tutta una serie di interventi di telemedicina. Ma cosa vuol dire telemedicina? Che cos'è la telemedicina per un cittadino che dopo 2 anni di pandemia, a fronte di medici di medicina generale che non hanno risposto neanche al telefono in alcune aree del paese, perché in altri sono stati degli eroi, quindi chiaramente qua c'è un sacco di eterogeneità, che uno gli venga detto, beh, ora non si fanno più le visite in presenza, si fa tramite una piattaforma. Cosa vuol dire piattaforma per il cittadino? Per il settantenne che deve accedere a certi servizi perché magari ha delle forme di cronicità? Di andare veloce, quali sono le sfide empiriche che richiede questo piano? Cosa vuol dire quando parliamo di dati? Quando parliamo di dati, molto si è detto anche prima, ci si concentra sugli outcome, quindi quelli che saranno gli indicatori per valutare l'impatto della policy. Giustissimo, noi addirittura la comunità europea ha fissato un set di indicatori comuni che sono richiesti in maniera semestrale da tutti i paesi. Tutti i paesi devono riempire queste griglie per vedere come stanno andando questi indicatori comuni. Ma prima di arrivare alla valutazione dell'impatto, che tipo di dati ci servono per definire l'attuazione del PNRR? Questi dati, diciamo, sono utilizzati spesso per definire le graduatorie e per ripartire i fondi, no? Per esempio, ci sono degli indicatori di deprivazione economico-sociale che vengono utilizzati e sono stati utilizzati anche, per esempio, nel primo bando asilo-nido, i comuni sono stati classificati rispetto a questi indicatori. Questi indicatori soffrono ovviamente di mancanza di dati aggiornati a livello comunale, perché i dati aggiornati a livello comunale esistono soltanto a livello di censimento. Quindi la ripartizione dei fondi nel bando asilo-nido 2021 è stata fatta con un indicatore del 2011, che chiaramente risentiva di tutto l'impatto della crisi poi del 2008 e del successivo picco del 2011. Magari andava bene, magari no. Adesso l'Istat ha elaborato un nuovo indicatore 2021, però noi abbiamo una sorta di mismatch, no? Di temporale, cioè tra quella che la modalità con cui produciamo questi dati che servono ora, in questo momento, non tanto per la valutazione successiva, e la disponibilità o l'uso, la prassi con cui si producono questi dati. Ad esempio, l'articolo 47 è quello che impone la regola del 30% alle imprese che partecipano ad appalti del PNRR di ingaggio del lavoro femminile e dei giovani. Giovani, anche qua abbiamo preso un po' la larga perché sono quelli fino a 36 anni. Quindi, diciamo, chiaramente rispetto a me, rispetto a questa parte del tavolo, sicuramente a me, giovani, però ecco. Nel contesto europeo, comunque si parla di persone ampiamente adulte. Quindi anche qua gli indicatori, questi sono disponibili, sono a livelli a tempo, però appunto sono cose che dobbiamo costantemente monitorare. Una volta che abbiamo posto questa regola del 30%, come monitoriamo che venga realizzata, che modo, in che modo ci soddisfa? Qui ci sono stati un sacco di interventi anche dell'ANAC, per chi fosse interessato ne possiamo discutere. Però ecco, la sfida dei dati al momento è proprio i dati che servono ora per definire gli interventi. E spesso, soprattutto nelle amministrazioni centrali dello Stato, non c'è questa prassi
di utilizzare il dato. Magari si va dall'Istat e si chiede all'Istat di produrre degli indicatori senza ricordarci che questi indicatori vengono fatti con i dati che il Ministero passa all'Istat. Quindi non si capisce perché magari gli uffici statistici all'interno delle amministrazioni centrali non possano essere più di supporto, ma anche qua è una questione culturale, no? Non è mai stato così e quindi ci dobbiamo abituare. Per questo è una grande opportunità. Infine, appunto, le sfide empiriche. Si parlava prima sulla valutazione poi dell'impatto, si parlava prima di asili nido. Allora, ci sono degli interventi del PNRR e il cui scopo è molto chiaro. Ad esempio, tutti gli interventi su M1 giustizia mirano ad abbattere i tempi di risoluzione delle cause, ok? Che voi siate giuristi, economisti, quel che è, capite che questo è promuove diciamo, lo sviluppo economico in qualsiasi sua dimensione, perché ovviamente dà la certezza del diritto, ok? Quindi mi è chiaro a cosa serve l'abbattimento dei tempi della giustizia civile e penale. Quando passo agli asili nido, posso approcciare questa cosa da tanti punti di vista. Qual è lo scopo dell'intervento degli asili nido? È abbattere le diseguaglianze educative? Sì, perché gli asili nido si occupano anche di questo. È migliorare il benessere dei bambini e delle famiglie, promuovere l'integrazione sociale? Anche questo è un altro tipo di approccio. È dare un boost all'occupazione femminile? Potrebbe. Quindi, dipendentemente dallo scopo per cui voi vedete quella policy, è ovvio che anche la valutazione e i dati che vi servono per valutarlo cambia, no? Perché se è lo scopo l'impiego femminile, purtroppo non ci possiamo stupire che molti comuni del sud non facciano domanda, perché se l'80% delle donne sono disoccupate, è chiaro che l'amministrazione locale risponde anche a una logica politica, no? Per cui perché un comune che deve impiegare le proprie risorse che sono scarse su 160-180 interventi di PNRR si deve battere per gli asili nido che comunque non interessano a nessuno, quando può investire per esempio nelle palestre che sono più rispondenti alle necessità del proprio elettorato? Qui è un political economy 101, direi, no? Quindi si può capire. Se invece è una questione di combattere le diseguaglianze e favorire il benessere e l'integrazione sociale, sarebbe dovuto intervenire maggiormente a livello centrale e dire no, ok, questa è la lista dei posti in cui devono essere aperti gli asili nido, come un po' si fa per le scuole, cioè non è che la cosa delle scuole, l'obbligo scolastico, diciamo, è abbastanza chiaro e così viene implementato. Quindi l'efficacia delle politiche dipende anche dalla prospettiva con cui le si guardano, no? Quindi dipende dal punto di vista. Quindi è andata bene o è andato male il bando al sud? Dipende da che prospettiva vogliamo percepire, vogliamo sposare, no? Perché ci deve essere l'asilo nido nel mezzo del Molise, perché appunto gli ultimi bandi poi sono stati riaperti con il target della Basilicata e del Molise, in cui non a caso nessuno aveva fatto domanda, ok? Io non sto dicendo qui, non sto dando un giudizio di valore, sto diciamo un po' operando in una logica di realpolitik che appunto dobbiamo capire che cosa vogliamo raggiungere anche con tanti di questi interventi previsti dal PNRR. E qui torno al primo intervento, no? Cioè non sempre alcune degli obiettivi trasversali si legano chiaramente ad alcune specifiche, o sono troppo generali o si legano a tante cose, no? In maniera indistinta, e quindi su questo bisogna capire poi chi implementa le policy che tipo di indicazione vuol dare, no? Vabbè, qua è un'altra questione vorrei semplicemente chiudere con le sfide comunicative. Perché dico delle sfide comunicative? Perché stiamo cercando di seguire a vari livelli la conoscenza del PNRR. Ripeto, appunto, non ho fatto un esame appena entrata qui per capire tra di voi che cosa volesse dire quando uno vi parla di PNRR, no? Anche perché siete tutti maggiorenni, siete andati a votare il 25 settembre probabilmente. Il PNRR è stato uno degli argomenti di battaglia della campagna elettorale. Tuttavia,
la maggior parte delle persone si sentono totalmente cittadini, si sentono totalmente disconnessi da questo argomento. Non solo questo, all'interno della pubblica amministrazione, se voi andaste in giro a chiedere, per esempio, agli insegnanti, se avete degli amici insegnanti o se qualcuno dei vostri parenti, genitori o conoscenti, la recente riforma delle assunzioni degli insegnanti, se è legata o no al PNRR, probabilmente la maggior parte di loro direbbe no, è l'ennesima riforma della scuola. Quindi non sapendo che queste riforme, riforma della medicina territoriale, riforma della giustizia, riforma della scuola, sono legato a stretto giro con i nostri impegni a livello di comunità europea. Questo quindi, perché è importante la conoscenza? Perché la conoscenza degli stakeholders tendenzialmente può incidere in maniera positiva sulla realizzazione della policy stessa, oltre che ovviamente da punto di vista, vari punti di vista, no? L'efficacia, la rapidità, si possono vedere varie prospettive. Tuttavia capiamo che questo aspetto, almeno finora, è stato estremamente carente. Nonostante si parli continuamente di PNRR e i cittadini sono poco informati. Questo non ha a che fare tendenzialmente col PNRR, ci sono delle survey rappresentative fatte dal Dipartimento per le politiche di coesione che fanno vedere che, per esempio, le politiche di coesione, che sono stati degli investimenti sostanziali, soprattutto in alcune regioni d'Italia, di fondi europei, sono pochissimo conosciute. Io stessa non ho la più pallida idea, cioè quando mi hanno fatto vedere questa survey, appunto, conosce le politiche di coesione? Boh, no, cioè non lo so, cioè so che arrivano in Italia flussi finanziari dalla comunità europea, ma che titolo, per cosa, non lo so, cioè. E voi siete a un livello anche di educazione abbastanza elevato, no? Rispetto al cittadino medio. Quindi la sfida che è iniziata a settembre, giusto per, non è soltanto quella elettorale, ma anche una sfida, la Presidenza del Consiglio ha iniziato una campagna mediatica che tendenzialmente, appunto, abbiamo visto, non ha molto successo se fatta soltanto a livello centrale, quindi necessita di una maggiore capillarità per arrivare appunto a un dialogo più forte con i cittadini, con le imprese, da cui capire quali sono le principali criticità che al momento si verificano, e con i dipendenti pubblici, che sono i protagonisti di molti dei cambiamenti che il PNRR ci impone. Abbiamo fatto una survey con la nostra unità di missione, ancora appunto i risultati non sono pubblici perché stiamo lavorando, adesso abbiamo concluso quella dei cittadini, stiamo definendo quella per le imprese, finanziata dal tavolo del partenariato, una delle entità create dal PNRR tramite il CNEL, e si vede appunto che i lavoratori, questo nella survey dei cittadini, non c'è differenza statisticamente significativa che uno lavori nel pubblico o nel privato in termini di conoscenza del PNRR. Questo, diciamo, non è bene ma non benissimo, come dicono i giovani, perché se uno lavora nel pubblico dovrebbe sapere che cos'è il PNRR. Uno, perché appunto è impattato dalla missione 1, la riforma della pubblica amministrazione. Due, perché molti dei dipendenti pubblici danno seguito al PNRR, lo stanno attuando in questo momento, okay? E quindi pullula una serie di piattaforme di cui stiamo cercando di valutare anche la maggiore efficacia in termini di anche diffusione di informazioni. Non voglio chiudere dicendo che tutte queste sfide, secondo me, io le valuto come una cosa positiva, nel senso che il PNRR di per sé, in termini monetari, non è una grandissima cosa. Ora forse chi mi ha preceduto può dissentire, però rispetto al bilancio dello Stato, ok, abbiamo preso più soldi che tutti gli altri paesi europei, bene, però non è una quantità di soldi fuori dalla grazia di Dio. Non farò le domande anche qui di quanti soldi sta parlando. Ma la vera sfida del PNRR è avere l'occasione di scardinare tutta una serie di rigidità del nostro sistema istituzionale,
che chiaramente adesso deve fare i conti con le sfide che vengono dai cambiamenti esterni, che sono il retaggio sia del Covid che ora le conseguenze della guerra. Però è un'occasione unica per finalmente affrontare alcune di queste sfide che non ci permettono di crescere come sistema paese ormai da molti anni. E questo, diciamo, la sfida finale di questo piano in termini di nuove politiche pubbliche, e che spero, insomma, anche voi avete l'occasione di vederne i benefici. Grazie.